Ciao a tutti, oggi è il 5 agosto e sono esattamente 32 mesi che io di Alessandro non so più nulla. Avevo deciso di trascorrere questa giornata nel mio silenzioso dire di nel mio silenzioso dolore, però ho troppa rabbia, ho troppa rabbia e ho bisogno di esternarla. Io ormai non ho più parole per descrivere proprio tutta l'amarezza per come sono andate le cose e per come purtroppo continuano ad andare. Comunque questa diretta la faccio perché vorrei dire alcune cose non parlando attraverso un microfono, ma dicendo esattamente quello che penso. E vorrei soprattutto fare alcune considerazioni sulle segnalazioni. In questi ultimi 20 giorni mi sono arrivate diverse segnalazioni, però come sempre non sono mai accompagnate da una foto che permetterebbe di identificare nel modo più rapido la persona. E credo che nessuno di voi possa immaginare il lavoro che viene fatto dietro a una segnalazione. Allora, generalmente io metto in contatto la persona che ha segnalato alla squadra mobile. La squadra mobile invita questa persona a fare la sua denuncia, diciamo, nel paese di residenza, dichiarando il luogo, l'orario e tutti i particolari che lo portano a pensare di poter aver visto Alessandro. Dopodiché il tutto viene trasmesso alla squadra mobile che verbalizza ed eventualmente fa le richieste del caso. Adesso io ve l'ho descritto in maniera molto rapida, ma in realtà per fare tutti questi passaggi servono giorni. Giorni in cui io coltivo la speranza che possa essere Alessandro, ma per quando si è svolto tutto questo iter burocratico, spesso e volentieri non si riescono a recuperare le telecamere perché si sono sovrascritte, non si riesce ad arrivare alla conclusione. E da qui nasce proprio la mia richiesta, vi chiedo col cuore in mano, se pensate di vedere Alessandro, fate una foto perché è l'unico modo per riuscire a identificare la persona in fretta. E questa è la prima cosa. Poi, che dire, oggi per molte persone iniziano le ferie, un periodo di meritato riposo. Però io sono qui a chiedervi di prestare sempre un attimo di attenzione. Non si sa mai che durante le vostre vacanze possiate veramente portarmi alla fine di questo incubo che va avanti da troppo tempo, da troppo tempo. Poi, oltre alle varie persone, anche la procura andrà in ferie in agosto. Procura da cui io aspetto sempre una data per sapere
se il fascicolo di Alessandro rimarrà aperto o se verrà chiuso, se potrò avere questo benedetto ordine europeo di indagine oppure no. Tra l'altro, chi mi segue sa che io solo 6 mesi fa sono venuta a sapere che serviva questo ordine europeo di indagine, andando appunto in Olanda. E nonostante questo, la procura, invece che rilasciarmelo, manda la seconda domanda di archiviazione. E questo per me non è accettabile. Non è accettabile, è proprio un segno di crudeltà. E questo mi fa avere sempre di più la consapevolezza che in Italia per gli scomparsi non si fa nulla, assolutamente nulla. Questo non sono io, che lo dico, e non, tantomeno sono io che voglio convincere qualcuno, ma sono i fatti che lo dimostrano. In Italia il fenomeno degli scomparsi è un fenomeno che peggiora sempre di più, perché gli scomparsi aumentano sempre di più. Però in Italia si continua a non fare nulla, assolutamente nulla. Pensate che io, la prima volta che ho parlato con il commissario straordinario delle persone scomparse, l'ho ascoltato con tanta attenzione e credo che lui abbia fatto la stessa cosa quando sono stata io a parlare. E a lui ho detto che quello che io potevo fare come mamma di uno scomparso, l'ho fatto tutto. L'ho fatto tutto nell'immediatezza, perché dopo neanche un'ora, ed esattamente a quest'ora, che sono le 5 meno un quarto, io e mio marito avevamo già fatto la denuncia e l'ho fatto in tutti questi mesi. Credo però che mentre io ho fatto quello che dovevo e quello che potevo, c'è qualcuno che ha fatto poco, o comunque quello che ha fatto non è andato bene. Pensate che io 32 mesi fa mi sono sentita dire che per gli scomparsi non esiste un protocollo e non esistono delle linee guida. A distanza di 32 mesi sono io che vi dico, per gli scomparsi non esiste un protocollo, non esiste una linea guida, esiste solo il buon senso di chi raccoglie la denuncia. E quando si denuncia la scomparsa di un maggiorenne, credetemi che di buon senso ce n'è veramente, veramente poco, per non dire nulla. Perché tutto viene semplificato, semplificato con questo termine allontanamento volontario, che significa tutto e non significa niente. Ma per loro significa non cercare. Ed è quello che è stato fatto nel caso di mio figlio, non cercare subito. Aspettare, aspettare perché magari è stata una cosa fatta con la leggerezza. Magari nei giorni successivi Alessandro torna. Poi quando si vede che Alessandro non tornava, allora cerchiamo un corpo, ma non facciamo la cosa più semplice che c'è da fa, che c'era da fare, ossia acquisire tutte le telecamere possibili. Forse non saremmo arrivati a questo punto. Credo proprio di no.
Poi io mi sento anche dire non guardare indietro, ma io non posso permettermi il lusso di non guardare indietro. Guardo avanti, guardo anche avanti e so che continuerò a cercare mio figlio, ma non posso cancellare quello che è stato o non è stato fatto. Perché tutto questo è la conseguenza dell'incubo che io vivo da 32 mesi. Io, che dire, ho deciso insieme a mio marito, quando Alessandro si è allontanato, di rendere questa situazione mediatica. Estremamente mediatica l'ho fatto, però per la prima volta vorrei spiegare proprio in questa diretta che cosa ha significato questa scelta. E per me ha significato sentirmi il contenuto di un contenitore. In questo contenitore tu devi fare rumore. Più rumore fai, meglio è. Però tutto questo non ha un costo pari a zero, un costo alto perché mi fa male quando faccio questo rumore, perché ogni volta è rivivere una situazione disumana e ritrascorrere certi momenti, come ho fatto questa mattina, dove ho rivissuto tutto. Però l'ho fatto, continuerò a farlo. E aggiungo che tante persone sono state con me, si sono avvicinate con me in questo contenitore. C'è chi l'ha fatto proprio con la voglia di volermi aiutare, di potermi dare una mano. C'è chi l'ha fatto per motivi strettamente personali, che significa avere una visibilità, un ritorno da questa esposizione. Io a tutti voglio dire che in questa situazione io accetto qualsiasi tipo di compromesso, pur di trovare Alessandro e pur di veramente di arrivare alla fine di questo incubo, però questo compromesso e questo equilibrio nel dare e nell'avere deve essere fatto sempre con estrema sincerità, perché io non ho bisogno di persone che aggiungono dolore, non ho bisogno di qualcuno che mi voglia far credere chissà che cosa. Io ho bisogno di sincerità, di concretezza e soprattutto io ho bisogno di aiuto. Ho bisogno di aiuto, non ho bisogno d'altro. Poi voglio dire una cosa, vorrei provare a esprimere se ci riesco un concetto. Per me non è semplice, ma ci provo. Questa ricerca disperata di mio figlio e questa mia determinazione, io la porterò avanti, sicuramente finché non trovo Alessandro, ma continuerò anche dopo
per tutte le persone che possono trovarsi a vivere quello che vivo io non lo auguro a nessuno, ovviamente, però credetemi, io ho sempre pensato che certe cose possano succedere solo agli altri. E poi un giorno mi sono accorta che gli altri siamo noi, che gli altri sono anche io e anche Alessandro. E quindi io la cosa che voglio dire, ma mi voglio proprio rivolgere alle istituzioni, mi voglio rivolgere alla politica, che continua proprio imperterrita a ignorare il problema scomparsi, lo ignora. Per gli scomparsi bisogna creare una squadra che non lavora dietro una scrivania, ce ne sono anche troppi che lavorano dietro una scrivania. Serve una squadra che lavora sul territorio, che nel momento di una scomparsa si attiva subito, facendo tutto quello che è necessario, tutto, tutto, non lasciando indietro nulla. E questo lo dico per la mia esperienza personale, perché credo che... Non credo. Cioè io ho... Come voi sapete, sono seguita dalla squadra mobile di Modena, di cui ho un'estrema fiducia e che credo che dal momento in cui si è intervenuta, loro hanno fatto quello che hanno potuto, ma purtroppo era tardi. In questa situazione, quando io giro tutti i messaggi, tutte le segnalazioni, perché credetemi, può sembrare, ma non mi sfugge niente, eh? Quando io giro le segnalazioni al dirigente della squadra mobile, lui magari è preso da tante altre cose, da tanti altri problemi che cerca di risolvere nella sua vita lavorativa. E quindi la scomparsa di Alessandro potrebbe essere, ed è sicuramente, uno dei suoi tanti problemi. E magari nel momento in cui io gli mando una segnalazione e avrei bisogno che lui agisse con tempestività, in realtà lui può essere benissimo impegnato in qualcosa di più importante, diciamo, ma per il contesto, perché magari può dover risolvere un contesto pericoloso, dove magari più persone possono trovarsi in difficoltà. Problemi sicuramente gravi. E quindi lui giustamente dà una priorità che è sicuramente diversa dalla mia. Ed è per questo che io dico, servono delle persone dedicate agli scomparsi, proprio che lavorano solo per loro, che davanti a qualsiasi situazione, nell'immediatezza della scomparsa, così come nei giorni successivi, quella sia la loro priorità, perché si dedicano a quello, non a mille altre cose. Questa, non so se mi sono spiegata o sono riuscita a farmi capire, però questo è quello che succede in Italia. È così. Non abbiamo nessuno che si dedica solo a loro. Non esiste. E credo che, visto appunto quello che dicevo, il fenomeno che aumenta sempre di più, le nostre istituzioni devono prendersi un impegno per
per questo problema, non continuare a ignorarlo, perché evidentemente quello che stanno facendo o è poco o non va bene. Non abbiamo tante altre soluzioni, purtroppo è così. O non va bene o è poco. Quindi vorrei che questo messaggio arrivasse proprio a loro, a chi può fare la differenza, a chi deve fare la differenza. Qui voglio tornare un attimo a qualche mese fa, ed era il 2 giugno. 2 giugno, festa della Repubblica, dove io ho sentito un discorso del nostro presidente Mattarella, dove diceva che uno dei punti fondamentali della nostra Costituzione è il valore del diritto del singolo. Bene, io dico che i miei diritti di singola cittadina, di mamma di uno scomparso, non hanno avuto valore. Non hanno avuto valore. Perché per 4 mesi non è stato fatto nulla se non cercare un corpo, perché solo con una battaglia continua di ogni giorno, pian piano vengo sempre a sapere qualcosa di nuovo e quello che scopro non è mai quello che vorrei scoprire. Quindi, che rispetto ho avuto? Il mio diritto come singolo cittadino non ne ho avuto. E quando sento dire che noi dobbiamo essere orgogliosi di essere cittadini italiani, bene, io non lo sono. Non lo sono nella maniera più assoluta. Perché come cittadina italiana io sono sempre stata rispettosa e ho sempre fatto quello che dovevo fare. Quando però ho avuto bisogno, come ho bisogno adesso, bastava che qualcuno mi ascoltasse, bastava che qualcuno dicesse: ma prendiamo in considerazione quello che questa mamma sta dicendo. E non è stato fatto. Credo di essere stata abbastanza chiara. Poi vi dico un'ultima cosa e poi concluderò. Io mi sento chiedere da tante persone: Robby, ma tu quando vai in ferie? E la risposta è che io non andrò in ferie, e le ferie sono veramente l'ultimo dei miei problemi. E di solito la frase successiva è: ma dai, Robby, così stacchi un po' la spina. Bene, la mia situazione non ha una spina che io posso staccare, non ha un interruttore dove dico: ma aspetta un attimo. Ma la mia è una sopravvivenza dove cerco sempre di trovare un equilibrio nella convivenza con questo dolore, sempre. Ci provo ogni giorno, provo ogni mattina a dare un senso a quella che sarà la mia giornata. Il senso è sempre quello: come posso fare qualcosa di più per cercare mio figlio? E aggiungo che nei pochi momenti in cui provo proprio a impormi un attimo di tregua, sono i momenti in cui sto peggio, perché il senso di impotenza è infinito.
E sono proprio i momenti in cui mi dico, ma forse Alessandro in questo momento ha bisogno di me. E io non posso fare nulla, assolutamente nulla. Il risultato è che cerco sempre di essere impegnata in qualcosa che non dico mi liberi la mente. È qualcosa che non mi vede ferma. Devo sempre fare qualcosa per mantenere questo equilibrio, perché devo rimanere lucida. Devo rimanere lucida e devo sempre trovare quella forza che mi permette di continuare questa battaglia. E questa battaglia di volta mi ripeto proprio contro le istituzioni, contro quello che non fanno. Pensate che io ho un'estrema difficoltà a relazionarmi con le persone, per cui ho veramente interrotto qualsiasi tipo di rapporto con i tanti amici che avevo. Ma non lo faccio perché credo che loro non mi possano aiutare. L'ho fatto solo ed esclusivamente perché non riesco a gestire la normalità delle altre persone, i loro momenti quotidiani, magari anche di spensieratezza, fatti di risate, di battute. E tutto questo perché nella mia vita di normale non c'è più niente. Perché non è normale non sapere dov'è tuo figlio da 32 mesi ed avere sempre la sensazione di essere nel buio, di essere nel vuoto. Quindi le poche situazioni di normalità che io vivo, che sono andare al lavoro, andare a fare la spesa, cercando sempre i momenti in cui spero di incontrare meno persone possibili, sono proprio i momenti che mi vedono più in difficoltà. Perché mi sento inadeguata in qualsiasi situazione. E quindi questa è un po' una spiegazione che io mi sento di dare a tutte le persone con cui ho veramente interrotto i rapporti. Non l'ho fatto perché non li volevo vedere, ma semplicemente perché non ci riesco e sono due cose molto diverse. Va bene, adesso concludo con un ringraziamento che faccio, che rivolgo a tutte le persone che stanno provando a darmi una mano. Che provano, seppur non sia semplice, starmi vicino e a capire. E un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere a una persona speciale che per me è Marinella Maioli, presidente dell'Associazione Il Coraggio. Perché sta veramente facendo di tutto il possibile per aiutarmi e per arrivare a un risultato, perché dobbiamo arrivare a un risultato. E sono sicura che Marinella, insieme a Stefano, con la loro associazione, non ci abbandoneranno mai e che possiamo sempre contare su di loro. Io adesso
saluto. Vi ringrazio per questi minuti in cui mi avete ascoltato e vi voglio augurare a tutti di continuare nella, tra virgolette, nella normalità. Vi auguro buone ferie per chi va in ferie, vi auguro buon qualsiasi cosa, buon proseguimento, buon tutto. Grazie e un saluto a tutti.